Massimo Castanelli, cosa è stato scoperto nei laboratori di fisica di Trento? Sì, presso il laboratorio di nanoscienze del Dipartimento di Fisica dove lavoro, diretto dal professor Lorenzo Pavesi, abbiamo ottenuto questo risultato scientifico che ho presentato stasera, nel quale abbiamo dimostrato la possibilità, per farla breve, di partire da un determinato colore di luce. Da notare che per ogni colore di luce uno può trasferire una certa capacità di informazione, partire da un colore, generarle quasi gratuitamente degli altri paralleli, dando quindi un interesse applicativo a quelle che sono dei dispositivi di fotonica in silicio, appunto come si sta di questa serata, un interesse applicativo appunto a questo tipo di dispositivi. La cosa che a me interessa appunto sottolineare è che questo risultato è stato ottenuto in un ambiente totalmente trentino, con finanziamenti provinciali che ci hanno aiutato fin dal 2008, ed è stato un po' il coronamento di questo grande progetto NAOMI, innerviato sul Fondo Unico della Provincia Autonoma di Trento, che terminerà a fine 2012. Poi avete già pensato quali sono, come andare avanti in questo tipo di ricerca? Sì, in parte l'abbiamo presentato e diciamo che con questo ingrediente fondamentale, principale, c'è la possibilità di sviluppare dispositivi che generano delle radiazioni, dei colori particolari, i quali permettono per esempio di sostituire i raggi X nella visione di oggetti metallici sotto i vestiti, senza avere le caratteristiche dannose che queste radiazioni come i raggi X ionizzanti hanno, quello appunto di creare del danno biologico alla materia vivente, che è un po' l'obiettivo finale del progetto sul quale abbiamo lavorato. Abbiamo visto che ci sono delle possibili applicazioni sia nel campo medico che appunto nel campo della sicurezza. C'è qualcosa anche nel campo delle telecomunicazioni? Sì, nelle telecomunicazioni stiamo lavorando appunto a delle proposte di applicare questo tipo di risultato ad aumentare la velocità di comunicazione, diciamo, dei sistemi di trasmissione di fotonica in silicio che ho presentato in questa serata, permettendo dei potenziali aumenti di velocità dell'ordine di un fattore 3. Attualmente, diciamo, i moduli di fotonica in silicio che vengono commercializzati da Intel lavorano a 50 gigabit al secondo con 4 sorgenti laser, con altrettanti sorgenti laser, con questo tipo di modulatori ottici in silicio che lavorino con questo tipo di principio fisico, uno può aspettarsi di lavorare a per esempio 150 gigabit al secondo, mantenendo lo stesso numero di sorgenti, o diminuendole mantenendo la stessa velocità, quindi sì, anche nel campo della comunicazione, in particolare sulla velocità di comunicazione.